Se non avete già iniziato a guardare la quinta stagione di Steven Universe, vi consiglio di cambiare video perché farò spoiler. Lars è uno dei personaggi più apprezzati della storia di Steven Universe. No, non è vero affatto, sta sulle palle a tutti. Il motivo? Praticamente Lars è considerato fin dal primissimo episodio della sua primissima apparizione un personaggio odioso. La primissima cosa che fa nella serie è quello di far pesare a Steven il fatto che lui abbia una gemma magica nell'ombelico come se fosse una cosa terribile, che effettivamente lo è pensandoci, ma nell'universo di Steven Universe è solo una benedizione. Lars è quello che scherza sulla madre di Steven, chiamandola la strana, la pazza, e senza mai cercare minimamente di capire Steven. In più imbroglia per non andare al lavoro, senza pensare minimamente a quello che proverà Sadie. Lars è quello che nessuno è in grado di capire. Lars è quello antipatico. Il punto è, vi siete mai chiesti perché fosse antipatico? L'antipatia di Lars è quella che capita a moltissime persone. Tutti hanno un'insicurezza, non c'è una persona sulla Terra che non abbia una qualche insicurezza, almeno su un qualche argomento o un qualche aspetto di se stesso. E Lars è quel genere di persona che non sa come gestire la propria insicurezza. Lui sa di non essere abbastanza e quindi che cosa fa? Finge di essere qualcos'altro, risultando sempre finto, falso, superficiale, che è quello che succede a tutte quelle persone che quando sono colpite dalla loro insicurezza cercano di fingere di essere più forti di quello che sono in realtà, perché non devono far vedere i propri punti deboli agli altri, non devono far sapere che sanno fare le torte o che sanno cucinare. Loro devono restare i tipi fighi che la gente deve assolutamente conoscere, almeno una volta nella vita. Così Lars cerca di avvicinarsi ai ragazzi fighi, cioè quel gruppo di ragazzi di Beach City che Lars ammira più di ogni altra cosa. Lui sa di non farne parte, sa che è diverso da loro, ma vorrebbe somigliare in qualche modo loro o essere associato a loro. Non tanto perché loro gli stiano simpatici, ma più perché Lars ha bisogno di sentire l'approvazione di qualcuno che lui considera decente rispetto all'approvazione di Steven. Steven non è cool, quei ragazzi sono cool e quindi vuole andare assolutamente con i ragazzi cool e ignorare Steven, senza capire quale sia il motivo per cui questi ragazzi cool lo sono. In realtà, fin dal primissimo episodio abbiamo perfettamente tutti gli indizi che ci portano a pensare che qualcosa in Lars non va. Per costruire due personaggi e riuscire a renderli tutti e due contemporaneamente completi, il metodo migliore è inserire un conflitto fra i due. E Lars si evolve soprattutto tramite conflitti. Conflitto con Steven. Steven è leggero, divertente, scherzoso, ma Lars è un depresso cronico. Con Sadie, perché Sadie vuole lavorare, ma Lars è un fannullone. Sadie vuole essere sincero con i suoi sentimenti, ma Lars nemmeno cerca di dare minimi indizi. Lars è insicuro, agitato e non vuole mai mostrare se stesso, al contrario dei ragazzi fichi, che semplicemente sono loro stessi e si divertono ad essere così come sono, senza preoccuparsi del fatto di essere dei fighi per l'opinione degli altri. Lo vediamo per esempio quando Lars incontra questi ragazzi e Steven cerca semplicemente di essere sincero, Lars cerca di fare un'ottima figura, ma finisce per fare una brutta figura. È una sorta di insegnamento che Rebecca Sugar vuole dare a tutti voi per spiegarvi che non è una cazzata quella del dovete cercare di essere voi stessi, perché dal momento stesso in cui fingete di essere qualcun altro, o siete degli attori che mamma mia nemmeno Hollywood è in grado di paragonarsi a voi, oppure finite per essere inaffidabili, perché le persone percepiscono tranquillamente, senza la necessità di essere dei geni, che state fingendo, che non siete davvero voi, che state andando in discoteca per fare figo, fumando, ma non fa davvero per voi, e quindi siete più impacciati perché non è una cosa che davvero vi piace fare, quindi non fatela solo per cercare di essere fighi, perché non è così che funziona. L'essere voi stessi è la cosa che effettivamente funziona meglio. Meno nascondete di voi stessi, più la gente si fida automaticamente di voi perché sarete sinceri in ogni cosa che fate. E certo, esistono certe cose di cui la gente può anche vergognarsi. Per esempio, Lars si vergogna di fare le torte e voi vi potete vergognare di come disegnate perché sapete di non essere perfetti e così via. Non dovete preoccuparvene, ok? Lars si preoccupa enormemente del fatto che, ok, io so fare le torte, ma non è una grande cosa da uomo, e in più è una cosa che non ha nulla a che fare con il fatto che i ragazzi cool, beh, suonano. Lars non ha niente a che fare con loro, al contrario, Sadie ha qualcosa a che fare con loro, essendo una bravissima cantante, avendo sempre cantato bene fin dall'inizio della serie. La situazione per Lars è bruttissima perché lui è l'ultima persona ad essere in grado di trovare una somiglianza fra se stesso e i ragazzi
Fighi. E tutte le insicurezze di Lars esplodono nell'episodio in cui resta bloccato sull'isola e ci rivela che lui, anche quando è vicino a un sacco di altre persone, si sente solo. A quanti di voi è già capitata questa cosa? E credo che non siate in pochi. Quel momento in cui ti senti circondato da persone eppure ti sembra di essere continuamente solo. Questa cosa si chiama depressione. Scopriamo in questa occasione che Lars non è in grado di sentirsi a suo agio con se stesso o con gli altri. E quando Steven entra nel corpo di Lars, non solo abbiamo la tragedia dello scoprire che la gente preferisce Steven a Lars, ma abbiamo anche l'occasione di scoprire che va male a scuola e che i genitori di Lars non sono in grado davvero di capirlo. L'unica che davvero riesce a capirlo è Sadie, ma Lars non può farsi capire da Sadie, perché Sadie non è semplicemente l'unica persona che lo capisce, è anche la persona di cui Lars è innamorato, quindi immaginate che cosa succederebbe se l'unica persona che davvero riesce a conoscervi ed accettarvi per i vostri difetti fosse la persona che vi ama. Sì, è quello che succede di solito, ma è anche vero che per voi diventa una crisi, perché quella persona che vi ama, è la prima persona verso la quale fingete perché cercate di essere più belli, più simpatici, più fighi possibili, quando in realtà non lo siete e siete pieni di difetti. Il motivo principale per cui Lars è fastidioso è che tutti conoscono qualcuno che somiglia a Lars oppure hanno riconosciuto qualcosa di se stessi in Lars, generalmente quella parte di se stessi che nessuno vuole tirare fuori. E mentre Lars cerca di essere sempre di più qualcosa che non è, ecco che accade la grande svolta. Il suo più grande atto di FIFA della storia di Steven Universe. Quello in cui Sadie sta combattendo contro una razza aliena invincibile e immortale, nonostante tutto, e Lars scappa. Non ha il coraggio di affrontarli. Lars in fondo è un fifone, non può essere accusato di essere un fifone, visto che effettivamente quasi nessuno avrebbe il coraggio di fare ciò che sta facendo Sadie. Ma dall'altro lato si ritrova nella situazione del fifone. Lui non può più scegliere. Non può più permettersi di aver paura in quel momento. Sarebbe stato distrutto e devastato lo stesso. Il fatto che abbia fatto questa bruttissima azione non è condannabile, perché qualsiasi cosa avesse fatto non l'avrebbe potuto fare. Non aveva scelta. Doveva necessariamente, unicamente salvare Sadie. E se non ci fosse riuscito? Avrebbe lasciato che Sadie venisse uccisa? Dato pazzo? Sul serio? Lars non era nella posizione. E dopo il suo ultimo atto di insicurezza, cioè quello di buttar via la sua stessa torta, pur di non far sapere ai suoi amici che lui la sapeva fare, insomma, questo era davvero l'apice dell'insicurezza di Lars. Il momento più terribile in assoluto, e non c'è bisogno di spiegare il motivo per cui Lars, un attimo dopo, si sente distrutto e piange disperato, intrappolato nel corpo di Topazio, perché si è davvero depresso, ha capito di non valere nulla, ha capito di essere sempre stato inutile, ha capito di aver sempre finto su ogni cosa. Ma nonostante ciò è in una posizione dove non può far nulla, dove persino i diamanti lo possono umiliare, dove si ritrova davanti i diamanti in persona. Quale atto di coraggio puoi fare davanti ai diamanti? Ovviamente Lars non è nella posizione di dimostrare il suo valore, e questo succede fino al momento in cui finalmente ha una speranza. L'unica occasione in cui può dimostrare il proprio valore è quel momento in cui i robonoidi non riescono a riconoscerlo perché non ha una gemma. Peccato che questa occasione sia anche quella in cui Lars muore. E la morte di Lars, oltre ad aver sorpreso tutti quanti, e soprattutto dopo aver scoperto tutta la storia di Leone, la morte di Lars è, oltre a un momento estremamente triste per Steven Universe, il momento in cui Lars smette di essere un coglione. Quel momento in cui Lars decide di essere semplicemente ciò che è, o forse mette un'altra facciata. Quando Lars diventa Lars of the Stars e si mette il mantello, è probabile che stia ancora fingendo. Nonostante ciò, sta davvero tirando fuori la parte migliore di sé, una parte che avevamo visto fin da subito, perché Lars, dopo tutto, ha un carattere forte. Certo, è insicuro su se stesso, ma ha un carattere forte, ha un carattere estremamente forte. Tanto forte da poter guidare un'astronave contenente un gruppo di gemme completamente difettose. Lars ha il coraggio di rubare la nave più veloce di Smeraldo e usarla contro di lei. Lars ha il coraggio di scappare dal pianeta natale e ci riesce pure. Lars sta dimostrando che ha davvero del potenziale e lo sta tirando fuori tutto in un colpo, anche quando salva Stivonni. È una cosa meravigliosa vedere Lars crescere improvvisamente in questo modo. Ma qui arriva il grande dubbio. Cosa succederà quando e se tornerà sulla Terra?
Sadie? Sadie è felicissima senza di lui, anche se è stata distrutta dalla sua assenza. Ma Sadie ora è felicissima, sta bene. Nonostante quello che ci dice la canzone The Walking Dead sia esattamente l'opposto, beh, quello che ci dice Steven è il contrario, cioè che lei sta bene. E Lars sta bene. Il problema è come possono conciliare le due cose? Come può Sadie diventare una cantante e Lars combattere contro Smeraldo? Sono due cose non conciliabili, quindi o finirà come Will Turner ed Elizabeth e uno dei due tornerà dall'altra una volta ogni 10 anni, oppure temo che la relazione dovrà finire. O forse Rebecca Sugar sta per sorprenderci trovando un modo per far funzionare questa relazione. Dopotutto, Rebecca Sugar non ha mai cercato di darci il lieto fine completo e non essere realistica con la vita. Se volete che parli di altri personaggi di Steven Universe, scrivetemelo nei commenti. Inoltre, guardate i video che potrei aver messo in questo lato del video, o forse non li ho messi, che chi lo sa. E se volete divertirvi un po', seguitemi su Instagram, che è in descrizione. Perché su Instagram faccio tanti bei sondaggi, soprattutto su film e cose del genere, per sapere la vostra opinione e i vostri gusti.